Partenza valida. Porta mossa insieme le prime posizioni di atleti di casa, vediamo il gruppo dei quattro atleti del Belluzzo. Mario Tomassi, Pinco e Lazzarini, seguiti da Salino, poi Tani, poi Corno, Proverbio e via via tutti. Abbiamo diversi giri da considerare. Come ha detto San Paolo, ci saranno almeno 14, quindi adesso abbiamo fatto il passaggio di 24. Ci aspettiamo ovviamente qualche giro così di quasi riscaldamento. Per adesso si movimenterà l'ambientazione sicuramente quando ci avvicineremo al giro della prima edizione. Intanto sono passati al minuto 3, sempre al comando della gara a fare l'andatura dei punti della Polisportiva Belluzzo. Numero
numero 214, eliminato il ritorno del successo, e si deve fermare. C'è un allungo deciso e Baglietta che si porta davanti, campana numero 10. Siamo all'eliminazione numero 9, la sua Baglietta della Padernese ha preso 15 centimetri di vantaggio. Il numero 148 per il Salvatore. Aumenta il suo vantaggio Baglietta, che ha una curva, si muove del muscolo per andarlo a riprendere. Campana di meno 7, no, si passa di meno 8, ovviamente otterremo l'altra eliminazione. Il numero 221 che è il numero 2. Intanto il gruppo si avvicina, ma restano ancora 10-15 metri di vantaggio per la presa della Padernese. Dai lì! Occhio, eh! E ritorna a crescere il vantaggio di Baglietta, ma adesso sembra che da dietro si siano mossi in modo deciso. Eliminazione numero 5. È eliminato il numero 31, che è l'azionizzato. Questa è l'ultima campana, poi avremo tre eliminazioni di sequenza, a meno che non 2 e 1. Campana numero 4. Salino, Proverbio, all'esterno e Zani, e in azione numero 3. 126, ancora ancora finato. E in azione numero 2. Ora deve andare. Siamo all'ultima curva, rimasti Salino Alzani, e la classifica è finito con Gennaio. Bravissimi, bella tirata, tutto bene, questa volta nessun problema.